con Pietro Liberati di Trent Film, che distribuisce il film Bad Roads, le strade del Donbass, di Natalia Vorobyev, al cinema da giovedì 28 aprile 2022. Ben trovato. Grazie, grazie dell'invito. Come lo raccontiamo? È un film che riunisce quattro storie che sono legate da un filo comune, una presenza femminile che attraversa tutte le quattro storie. Storie popolate da personaggi diversi tra loro, per ambientazione, per trama, per tono anche, sono storie molto diverse, eppure c'è un filo rosso che lega ogni storia a quella successiva. Sono ambientate durante la guerra del Donbass, in un'epoca imprecisata, quindi che si colloca tra il 2014 e il 2017. Sono delle storie che hanno a che fare con l'incrociarsi per strada. C'è un preside che viene fermato a un checkpoint della zona antiterrorismo. Ci sono tre ragazze che aspettano un ragazzo a una fermata d'autobus. Quindi la storia più lunga di tutte, più claustrofobica, quella di una giornalista che viene rapita da un militante violento e portata in un vecchio sanatorio in rovina. Storia molto particolare, che sembra provenire da una letteratura antica, da Gogol, è quella di una donna che investe una gallina appartenente a due fattori molto strani, che man mano sono sempre meno indifferenti a questa gallina e cercano di guadagnarci qualcosa da questa morte. All'origine c'è uno spettacolo teatrale. Sì, la regista e sceneggiatrice Natalia Vorobyev ha scritto un play commissionato dalla Royal Court Theatre di Londra nel 2017, proprio per raccontare quello che era il punto di vista ucraino sulla guerra del Donbass. Successivamente è stato offerto alla regista di ridurlo per il grande schermo. La regista ha quindi tagliato due dei sei episodi originari e ha realizzato un film che, pur essendo un'opera prima di una regista esordiente e che è praticamente autodidatta, è già un film estremamente maturo sia dal punto di vista tematico che espressivo. All'estero che sorti ha avuto? Innanzitutto la premiere è avvenuta al Festival di Venezia, dove il film è stato mostrato in Settimana della Critica e dove ha vinto il premio del Circolo del Cinema di Verona. Dopodiché il film ha girato in diversi festival nell'area est europea, ma non è uscito in molti paesi. Ultimamente ha riscosso un grande interesse, soprattutto perché la pièce viene recitata oggigiorno in molte città all'aperto, nelle piazze, e anche in molti teatri in giro per l'Europa, per sensibilizzare la popolazione europea su quello che sta succedendo in Ucraina. Cosa ti ha convinto di quest'opera? La prima volta che ho visto questo film è stato a Venezia, appunto nel 2020, e visto all'epoca sembrava una storia dove c'era molta finzione, perché all'epoca si parlava molto poco della guerra del Donbass nel nostro paese. E quello che colpiva era soprattutto la forma di apologo morale, perché attraverso le quattro storie la regista va ad indagare quello che è il confine tra il bene e il male. L'abbiamo riportato anche nei materiali del film, il tema del confine, non solo geografico ma anche quello tra il bene e il male, è il grande asse portante di Bad Road. Che forma distributiva avete scelto? Inizialmente abbiamo operato alcune anteprime che si sono anche trasformate in programmazioni ordinarie di tenitura. Abbiamo incontrato un grande interesse di pubblico nelle primissime città in cui abbiamo mostrato il film, che sono state Bologna e Padova. Abbiamo incontrato il pubblico, abbiamo dibattuto col pubblico e abbiamo trovato una grandissima voglia di confrontarsi sui contenuti del film, che solo apparentemente sono legati all'attualità, ma sono legati anche a uno scandaglio della morale dell'uomo, che si lega anche dalla storia. Questo non vieta al film di essere sicuramente, e anche in maniera esplicita lo afferma la regista, un monito che era stato lanciato già un anno e mezzo fa, su come si sarebbe potuta evolvere la situazione che si stava originando in Donbass. Il primo fine settimana vi ha convinto a lanciarlo? Sì, in questo prossimo fine settimana usciremo in molte altre città come Torino, Genova,
Firenze, poi continueremo la programmazione in altre città. Stranamente ancora non lo abbiamo mostrato a Roma. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere le sale? Il nostro sito internet è www.trendfilm.it e i nostri social sono per Instagram @trendfilmit e stessa cosa per Facebook @trendfilmit. Il film Bad Roads, le strade del Donbass di Natalia Vorobit al cinema da giovedì 28 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento a Pietro Liberati di Trend Film che lo distribuisce. A presto! A presto, grazie a voi, grazie Federico.